Amici con l'Arsa Coaching, oggi parliamo dell'importanza dell'overgrip, di questo accessorio che tutti voi conoscete. L'overgrip come deve essere? Deve essere un overgrip soffice, perché deve darmi comfort nella presa dell'impugnatura. Deve essere poco appiccicoso, perché quando poi modifico l'impugnatura in fase di gioco devo avere la possibilità di avere una mano libera, indipendente. E soprattutto non deve essere spesso, perché sennò modificherebbe la grandezza del manico. Io ho scelto Extreme Soft D-Head perché ha queste caratteristiche. Andiamo adesso a vedere come si posiziona l'overgrip. Per prima cosa la racchetta ha già un suo grip originale che segue un verso. Io vi consiglio di seguire lo stesso verso per evitare di incrociarlo e creare delle gobbe nell'impugnatura che poi sarebbero fastidiose nel gioco. Per lo stesso motivo vi consiglio di partire dalla parte opposta dell'inizio del grip originale, così il fondello non si spessisce troppo. A me piace che l'overgrip copra leggermente il fondello e che sia esterno alla racchetta, c'è qualcuno che invece preferisce averlo scoperto. Quindi, come detto, partiamo dalla parte opposta del grip originale e cerchiamo di seguire esattamente lo stesso verso, con un primo giro parallelo al fondello per poi scendere in obliquo. Stiamo attenti a non creare delle pieghe, perché le pieghe poi sono fastidiose. Nel momento in cui posizioniamo l'overgrip dobbiamo cercare di andare a riempire anche i vuoti lasciati dal verso del grip che abbiamo sotto e tenere la stessa distanza tra un giro e l'altro, in modo tale che il grip venga posizionato in maniera omogenea, andando a girare in senso orario, come stiamo facendo, per arrivare a fine corsa a coprire tutto il manico. In questo modo avremo un'impugnatura omogenea. Posizioniamo alla fine l'adesivo e anche per l'adesivo cerchiamo di andare sopra l'overgrip, in modo tale che quando poi rimuoviamo l'overgrip la racchetta non risulti incollata e appiccicosa, che è una cosa abbastanza scomoda. Questo è il modo migliore per posizionare un overgrip. Vedete, la racchetta a questo punto è coperta in maniera omogenea e avrete una racchetta confortevole all'impugnatura. Amici, questo è tutto per l'overgrip. Seguiteci e vi insegneremo qualche altro trucco del mestiere.